pratica oggi vi insegneremo, vi spiegheremo cosa tenere nella borsa degli attrezzi, nella valigetta degli attrezzi ideale. Quindi ci vediamo lì. Eccoci qua, eccoci. Infatti, qua abbiamo una spazzola di ferro che può servire sempre. Non so, cioè sì, so leggermente per cosa, per grattare la ruggine di solito. Anche per grattare via, sì, la vernice. Esatto. La vernice, esatto. Invece abbiamo un taglierino con le sue lame che sono qua sotto. Eccolo! Quindi abbiamo già un'altra cosa. Il taglierino, lo scotch isolante. Vi consigliamo sempre però, quando si usa il taglierino, quando sempre inserire il blocco, perché se vi scappa via veramente vi fate davvero sì, male. Bisogna morto a stare attenti con questo. E infatti fanno i blocchi apposta. E questo qua in questo caso è automatico, no? Quando lasciate andare, bam, lui si blocca, non si ferma più. Dovete schiacciare. Quindi abbiamo il nostro isolante, come vi dicevo. Abbiamo una cosa che è molto utile di solito. Il calibro, appunto. Come dicevo io, spoilerò sempre tutto. Questo, Lori, fai vedere come si usa. Allora, si usa per come si dice, per misurare distanze, che ne so, fra un pezzo, ne so, qua, immaginatevi. Prova il caricatore del mio telefono. Che devi misurare quanta distanza c'è fra uno e l'altro. Ora prendete questo, misurate così. E questo qua è uno di quelli un po' più vecchiotti. Sì, sono vecchi. Che vedrete qui quanto misura. Se no ci sono quelli elettrici che non hanno il misurino qua. No, ce l'hanno comunque, però hanno anche il computerino che vi dice quanto. Vi dice quanto, pure i millimetri e i centimetri. Esatto. Quindi qua abbiamo anche la sua custodia. Rimettilo dentro, per favore. Questo togliamo perché non c'è niente. E qua abbiamo anche degli inserti per trapano. Qua oggi non abbiamo, però sono sempre molto utili. Ok, ora daremo la dimostrazione di... Le apriremo e lo proveremo. Eccoci qua. Abbiamo trovato il nostro fantastico amico. No, vabbè. Esatto, ora gli metteremo gli inserti. Apri, Lori, la scatola. Piccolo tutorial di come si infilano gli inserti. Allora, si apre la scatola. E dentro ci sono quanti inserti? Ok, sono 30 inserti, però due ne mancano perché ce li ho io. E questo è il trapano Black & Decker, molto bello e molto potente, anche se è piccolo. L'apparenza vi inganna, perché è vero, Lori, che è molto potente. Sì, è davvero una piccola bestia. E infatti dura tantissimo con la batteria, c'è la frizione, come vedete. Abbiamo... Esatto. Poi abbiamo la luce blu. Poi tira fuori il portaviti. Portaviti, tiralo fuori dal trapano qua davanti. Ah, ok. Ecco. Qua serve per mettere dritte le viti e per non metterle storte. Quindi proviamo a mettere un inserto. Quale scegli, Lori? Scegliamo una Torx T10. Qua si mettono, credo che questo sia magnetico. Infilano. No, non è magnetico. Comunque. No, non è suo, infatti. Però comunque. Dai, fermo, che si vede male. Vabbè, e passiamo al prossimo oggetto. Passiamo a un attrezzo che non serve molto in particolare per le cose. Cioè, sì, serve per. Infatti questo attrezzo serve di solito per l'idraulica, per stringere i tubi. Si chiama, Lori, come si chiama? Pappagallo. Allora, questo si può regolare? Regalalo, Lori. Allora, qui ora semplicemente si mette dritto e scende. E puoi regolarlo come vuoi, semplicemente per la grandezza dei tubi. Bocca grande, bocca piccola. Adesso, ecco, passiamo al prossimo oggetto. Allora,
Il prossimo oggetto è semplicemente una cosa che sicuramente voi avete a casa. Il martello. Questo migliore amico. Esatto, perché fa tanti danni, come noi. Allora, questo martello sapete cosa serve per battere i chiodi. Sì, si possono comprare da tutte le parti. Ah sì, questo qua è il portacavo della bici. Sì, appunto. Mettilo via. Ok, questo, vabbè, mettilo questo lo vediamo qui. Dopo. Mettilo lì. La prossima è semplicemente... Il cricchetto. Il crick, il cricchetto, esatto. Inseriscili questo. Inseriamo, proviamo. Secondo me non è il suo. Non è il suo. Non è il suo. Non è il suo, l'ho trovato per strada. Infatti questo è un 16. È una cosa del 16. Una chiave del 16. Dai Figaro, devi schiacciare dietro. Come vedete bisogna schiacciare per farlo entrare. Perché io a casa ne ho uno diverso. E poi questo serve per avvitare e per non farlo tornare indietro. Sì. E tieni però magari, questo serve per svitare. Se facciamo così. Vabbè, insomma, così, esatto. Avete capito, insomma, eh? Esatto. Ok, qua abbiamo tutto il set. Manca quella del 6. Tipo, non lo so perché. Abbiamo tutto il set fino ad arrivare al 24. Questo serve per angolatura, giusto? Per gli angoli, per avvitare negli angoli. E questa è tipo una prolunga, questa qua. Passiamo al prossimo oggetto, che sicuramente è questo. Fino e questo qua è anche la prolunga, che serve... Comunque questo qua è tipo l'arbolo del motore delle macchine. Esatto. Una pippa. Se voi la girate così gira lo stesso. La pippa. Sicuramente l'avete visto e sicuramente lo avete a casa. Eccolo. La pinza. Con incorporato un... Come si chiama? Un tronchesino. Tronchesino, esatto. E la pinza per semplicemente mettere dei cavi o cose così. Passiamo al prossimo oggetto. Ecco, il prossimo oggetto sono le chiavi a brucola. Infatti, allacciamo la cintura di sicurezza. E allora? Ecco. Questa è una brucola, cioè sono delle brucole. Infatti arrivano fino alla 10. Qua partono dalla... Grossa, grossa, grossa. Esatto. Partono dalla 1,5, arrivano alla 10. Quindi queste servono per le 1,5 è fine come un foglio. Esatto, no, un foglio no, però vabbè. Passiamo al prossimo oggetto. Ok, il prossimo oggetto è questo. È una chiave inglese. Quindi è proprio serve... inglese. Sì, inglese, esatto. si può regolare con questa rotellina, vedete? Pesa un po', ma comunque è molto utile. Allora, il prossimo oggetto è il tronchesino, famoso per tagliare i fili di ferro. Sbucciare. Infatti, no, sbucciare si usa di solito la pinza o qualcos'altro. Infatti, adesso vi faremo vedere. Vai a prendere il fil di ferro, Loli. Ok, questo è il fil di ferro, come vedete. Sì, il fil di ferro. Facendo così, infatti, si storta. Smodella così. E ora vi faremo vedere come funziona il tronchesino. Allora, come ha detto Lori prima, che mi sono sbagliato io, si usa anche per spelare. Però è molto più difficile usare il tronchesino. Cioè, che usare la... Spaccato. Tra virgolette, perché ve la faremo vedere dopo. Che cosa si usa per sbucciare i fili. Non spoilerare. Vabbè. Facendo così, mi sembra così. No, facendo... no, ho sbagliato no, fatto, ecco. Come vedete, una parte di filo. E poi qua serve per tagliare, ecco. Quindi qua. Come vedete, l'ha tagliato veramente diretto. E poi l'ha tagliato un altro pezzo. Ok. Ora vi faremo vedere la chiave, che è... Vediamo quella più grossa. Decagonale. Dodecagonale. Ovvero... 12 lati, esatto, che serve per smollare i bulloni, i dadi sia di qua che di qua. Potete evitare. Questa è chiave inglese / chiave dodecagonale. Ok, quindi vedete, ne abbiamo dal... qual è?
aspetta, qua c'è scritto, mi sembra, dall'8 alla 22. Alla 22, questo quindi era già più grosso che la 22. Grande. Come vedete, in confronto la mia mano è veramente grande. Esatto. E passiamo al prossimo oggetto, cioè passiamo alla prossima pagina, facendo semplicemente un click. Così. Porco giudo, mi stai schiacciando le dita. Il prossimo oggetto, eccolo qua, è per spellare i fili, come dicevo io. Infatti non si usa il tranchesino, ma si usa questo attrezzo. Lori, vai a prendere un pezzettino. Che questa qui è la forbice da elettricista, che è veramente, veramente utile. Utile. Molto. Ora Lorenzo andrà a prendere... È molto aggressiva come taglio, perché taglia tutto. Esatto. Infatti abbiamo... No, scusa, dov'è il filo di ferro? Ah, eccolo. Infatti abbiamo tagliato... No, si è staccato il cavo. Vabbè. Ciao. No, ok, si era... No, fermo. Vabbè. Dai, tieni. Wow. Dai, tieni, Madonna Santa. Ok, quindi... Ecco lo tutorial di come si ispirano i fili. Sì, qua... si fa leggermente a girare, vedete, si è spelato un pezzo enorme. In verità si doveva spelare la però vabbè. Ma facciamo finta che era, ecco, abbiamo spelato 10 cm di filo e in più questo non è che spela solo, ma questo taglia il filo di ferro pure meglio di un tronchesino. No, pure meglio anche quasi come un tronchesino. Dai. Ecco. Questo filo è veramente duro. Sì, sì, abbastanza, diciamo. E diciamo, passiamo al prossimo attrezzo, che è questo. Che è una pinzetta da precisione. Serve sempre per piegare fili di ferri, fili di elettricista e cose varie. Infatti, noi con questo andremo a fare una chiacciola. Come vedete sui lati, è molto rotonda. Proprio per questo. Minchia, stai fermo però. E abbiamo fatto una chiacciola. Aspetta, la tiro fuori che è difficile. Non ce la faccio. Stringi bene la pinza. Più forte puoi, che viene fuori. Spacco la molla. Vabbè, ne usiamo. Ecco, a posto. Questo è diventato quello che abbiamo fatto. Poi possiamo pressare tutto il ferro che vogliamo, cioè l'alluminio, non il ferro. Il ferro è veramente difficile. Tac. Esatto, così diventerà molle, cioè non molle, piatto, scusate. Vabbè, ho sbagliato. E passiamo al prossimo oggetto. Il prossimo oggetto è questo cacciavite molto ciccione. Serve per avvitare le viti comodamente senza trapano. Quindi se ti si è scaricata la batteria del coso, questo comodamente, velocissimamente non vi scivola. Non vi scivola e soprattutto è comodissimo perché ha un grip della Madonna. No, perché ha l'impugnatura fatta apposta per questo. E vediamo il prossimo oggetto. Ok, questo qua è il prossimo oggetto. Questo qua è simile a un cacciavite, ma non è fatto per avvitare le viti. È fatto più per misurare se in una sorgente di energia c'è elettricità. Ma come si fa? Non è che tu lo appoggi a un filo elettrico e esplode. E si accende la lucina che c'è qui dentro, che non si vede. Ecco qua, questa cosa nera. Esatto. Una lucina LED molto molto poco, cioè poco potente, perché non è che serve potentissimo, non è un neon. Esatto. Comunque, per vedere se c'è elettricità, con il dito va toccato qua sopra, perché c'è una mini molla che appena viene sfiorata dà elettricità a tutto, no? E qua non so se riesce a vederlo, quando si tocca un pelo la molla si muove, però non si riesce a vedere bene. No, infatti. E qua in più, questo mini cacciavite strano, che non è un cacciavite, ha una calamità. Cioè, calamità. Sì, esatto. Quello è fil di ferro, proprio ferro, non è alluminio, se non mettete qui dentro. E passiamo al prossimo oggetto. Ok, qua abbiamo un cacciavite da precisione normale,
però con la punta leggermente strana. Sì, non è, aspetta, è una torax. Esatto. Sì, non si vede bene perché metti a fuoco. Dai, telefono stupido. Vabbè, comunque è fatta tipo ad esagono, come una torax, una chiave torax. Ok. I prossimi sono i cacciaviti normali. Questo è un cacciavite piccolo piatto da precisione. Questo è un cacciavite abbastanza medio piatto. Cacciavite piatto abbastanza grande, medio plus, diciamo. Questo è piatto, però diciamo abbastanza medio plus plus. Questo è a croce, l'abbiamo cambiato, se vedete, perché è della Stanley, l'abbiamo cambiato perché l'altro si era rotto dopo tantissimi anni. Questo è a croce, esatto, anche questo è leggermente più grande. Cosa è il gigante? E questo è grandissimo, serve, non so cosa serve, per i vitoni grandi questo serve. Per i muriatori serve. Per abitare gli autocarri. Ora passiamo alla prossima pagina, che è un po' nascosta, come vedete. Però c'è. Tirato via questa spugnetta. Lui non lo sapeva, appunto. C'è la seghettina per il ferro. La sega per il ferro. Con le varie lame. Esatto, con le varie lame. Questo è un altro no, come si chiama? Un altro taglierino. Direi che l'episodio è durato anche abbastanza. Già. Mi raccomando, vedrete altri video che ho messo, solo una condizione. Dovrete iscriverti al canale. Per forza, sennò vi uccido. Ma no, dai. La vostra vi sparo. E dovete soprattutto mettere anche i like. Perché vuol dire che. Perché lui si impegna tantissimo. Vero Gloria, che ti impegni? Se mettete un non vi piace, avete capito. Lui si impegna tantissimo per fare questi video. E quindi per supportarlo, per farlo venire ancora a fare dei video, se no lui si offende. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao da me, da Jack Nature e da Lorenzo.